Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non solo Roma, ultimissima parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Come annunciato, vi parliamo di un tema in un certo senso un po' favolistico: quanto e come è cambiato il matrimonio negli ultimi decenni. Inevitabilmente, rispetto ai nostri nonni, ma anche ai nostri genitori, lo scenario è incredibilmente mutato. Dalla location al budget, fino ad arrivare al menù e al vestiario, tutto è diventato meticolosamente pianificato e dettagliato e nulla è lasciato al caso. A cambiare ovviamente anche l'età con cui si arriva all'altare, al grande passo. Se prima ci si sposava giovanissimi, adesso non si arriva a varcare quella soglia prima dei 30 anni più o meno. Ebbene, il 17 ottobre prossimo ci sarà un evento interamente dedicato a quello che viene ricordato, detto il giorno più bello, matrimonio 2.0 dal menù al dress code. Un'occasione per presentare tutte le nuove tendenze della stagione 2023-2024. Bene, noi ne parliamo insieme a Vittorio Ghirelli, che è il coproprietario di Villa Brasini, dove si terrà proprio l'evento in questione, matrimonio 2.0. Buongiorno Vittorio, ben trovato a Non solo Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ti ringrazio per la tua presenza in questo spazio, vorrei avere il piacere di darti del tuo, se sei d'accordo. Inizierei certo. Subito chiedendoti come mai nasce questa iniziativa, questo format di voler dedicare un'intera giornata al matrimonio 2.0. Allora, nasce questo format proprio per promuovere l'eccellenza di Villa Brasini, per dare un assaggio dei nostri servizi, della nostra location, dei nostri corner di food and beverage che offriamo presso la nostra struttura, come gli angoli in show cooking, gli angoli di food a vista. Offriremo insomma un assaggio di varie cose che poi troveremo poi presso di noi nei ricevimenti. Certo. E che cosa sarà possibile fare durante questa serata, che se non vado errata parte alle 18, giusto? Esatto, parte alle 18 con un po' di talk show, ci sono delle wedding planner professionisti in tutti i settori, quindi dal make-up artist a wedding planner, e poi noi proporremo degli assaggi appunto delle nostre delizie, quindi della nostra cucina. E avremo dei corner appunto in show cooking e faremo insomma un po' anche di mixology, quindi anche nel beverage proporremo dei drink proprio per ripercorrere poi un evento, un ricevimento, quindi più cose, quindi speriamo di avervi numerosi, ecco. Assolutamente. Ecco, entriamo proprio nel vivo però, Vittorio. Come sono cambiate le tendenze del matrimonio rispetto a qualche anno fa? Immagino tantissimo. Allora sì, le tendenze ultimamente, diciamo, i matrimoni all'aperto, diciamo, il primo aspetto che secondo me sta prendendo piede, come terrazze, giardini, dove appunto vengono offerti tutti questi corner a vista, quindi e poi un altro aspetto che sono questi matrimoni un po' più intimi, quindi più riservati, quindi non più come una volta magari dove ci si sposava magari con 200, 300, 400 inviti. Ormai stanno prendendo più piede questi matrimoni con meno ospiti, meno invitati, per appunto creare tutto nei dettagli, servizi più curati e contenuti più esclusivi. Questo certo, sicuramente. Ma forse questo anche un po' per una questione economica, Vittorio, ne abbiamo parlato nella prima parte di questo spazio, adesso si tende un pochino a risparmiare, no? Quindi magari anche risparmiare su 100 invitati comincia a essere tanto. È vero, ci siamo accorti che molti clienti tendono appunto a restringere gli inviti anche per un aspetto economico. Certo. Questo sicuramente.
È vero che prima, rispetto magari, ecco, a me vengono in mente i matrimoni dei miei nonni, anche ovviamente dei miei genitori, si tendeva a sposarsi in chiesa, anche adesso è così, ci si sposa molto in chiesa, però tu prima accennavi al fatto che tantissimi novelli sposi preferiscono invece fare la cerimonia nella stessa villa, poi dove vanno a fare il ricevimento, giusto? Anche questa potremmo classificarla come una nuova tendenza degli ultimi anni, no? Assolutamente, adesso ci capita spessissimo proprio di ricreare il rito del matrimonio, quindi diciamo la cerimonia inizia alle 4 e poi finito il rito poi si parte con il banchetto, diciamo. Questa sì, sicuramente è una tendenza che sta prendendo sempre più piede. Certo, e poi mi sembra di aver capito anche che c'è in un certo senso nuove tendenze, ma si torna anche un pochino al passato, no? Perché tempo fa si usava fare i matrimoni con tanti tavoli separati, invece mi sembra di aver visto anche dai social che adesso funziona in maniera diversa, si fanno delle tavolate uniche. Esatto, allora, poi ovviamente noi siamo qui apposta poi ad accontentare, a coccolare il cliente per qualsiasi esigenza, però ci capita, insomma, sta succedendo che si fanno magari dei matrimoni, dei ricevimenti tutti a buffet, quindi normalmente la prima parte, quindi di tutte le isole, degli aperitivi, i corner in show cooking, si tende comunque a fare magari all'aperto. E poi magari si prosegue per un servito al tavolo di tre portate. Però ci capita spesso appunto di fare magari dei mega banchetti, tutti con dei buffet, degli angoli a vista, degli show cooking, perché diciamo, per renderlo più dinamico, per renderlo meno strutturato, ecco, meno composto. Quindi Certo. prima mi ricordo anni fa i matrimoni magari si stavano 2 ore, 2 ore e mezzo al tavolo con quattro portate, cinque portate. Adesso questo diciamo sta scomparendo e sta prendendo piede sempre più la dinamicità del ricevimento, quindi per Certo. renderlo appunto una festa più leggera, ecco. Infatti, ultimissima domanda, Vittorio, prima di lasciarci. Invece il menù com'è cambiato? Ovviamente non siamo più negli anni 80-90 dove c'erano determinati piatti che andavano di moda, adesso va di moda forse un po' l'esotico, no? Il mischiare culture e piatti diversi. Esattamente, noi proponiamo per esempio diversi corner tenendo comunque la tradizione italiana, che è un'eccellenza poi nella cucina, Certo. come le paste fresche fatte a vista e poi magari spadellate e cucinate in show cooking. Per esempio, facciamo dei corner magari con carne fatta a vista, con asados, quindi con tutta una brace di legna fatta a vista. E carne ovviamente di altissima qualità, e angoli magari orientali, quindi fusion, offrendo poi una varietà appunto di isole. Per poi, questo di solito avviene nella parte degli aperitivi, quindi del buffet degli antipasti, e poi si prosegue, diciamo, con una mise en place poi molto accurata, curata appunto in base poi ai gusti dei nostri clienti per il servito al tavolo, che di solito Certo. ormai è un tre portate perché si tende a ridurlo sempre di più per poi partire con la festa, magari con l'open bar e l'after party, diciamo. Quindi questo è di solito come si struttura un ricevimento. Un matrimonio oggi, ecco. Beh, allora tutti i dettagli ci saranno svelati il 17 ottobre, lo ricordiamo, a partire dalle 18 a Villa Brasini per l'evento Matrimonio 2.0 dal menu al dress code, tutte le tendenze 2023-2024. Ti ringrazio Vittorio per la tua presenza oggi qui. A Grazie a voi, è un piacere. Grazie a voi. Vi presto. aspetto.
Bene, ci sono rimasti soltanto pochi minuti a disposizione. Volevamo farvi vedere le immagini esclusive di una notizia dell'ultima ora. C'è stato un maxi blitz a Tor Bella Monaca. Arresti e perquisizioni. Sono stati colpiti i vertici dello spaccio da 250.000 euro al mese. È scattata alle prime ore di questa mattina una vasta operazione dei carabinieri della Polizia di Stato coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Un nuovo maxi blitz che ha colpito i vertici del traffico di stupefacenti nella zona di Tor Bella Monaca, considerata una delle principali piazze di spaccio della capitale. Sono 27 gli arresti, di cui 24 in carcere e 3 ai domiciliari eseguiti nell'ambito dell'operazione. Le accuse a vario titolo vanno dall'associazione finalizzata al narcotraffico, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto di armi da sparo, lesioni aggravate dal metodo mafioso e tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso per fatti avvenuti nel quartiere di Tor Bella Monaca. Nel mirino degli inquirenti l'attività di spaccio, in particolare in via dell'archeologia, dove sarebbe stato messo in piedi un business illegale da 250.000 euro al mese. Sul posto questa mattina polizia, carabinieri e vigili del fuoco sono entrati negli appartamenti a caccia di sostanze stupefacenti e per trovare i responsabili dello spaccio. Altra notizia proprio dell'ultima ora, proprio di questa mattina, è quella che riguarda lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Anche in questo caso sono stati 11 gli arresti. 11 arresti dei carabinieri del NOE nelle province di Napoli, Milano, Roma, Brindisi, Isernia, Chieti, Caserta, Frosinone e Salerno. I provvedimenti, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di altrettanti imprenditori, titolari di aziende di trasporto e società di intermediazione operanti nel settore della gestione dei rifiuti. Le accuse sono di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva. Sicuramente un tema su cui si tornerà a parlare proprio nei prossimi giorni in attesa di ulteriori dettagli. Il tempo però a nostra disposizione per oggi termina qui. Torniamo nuovamente domani, sempre a partire dalle 13, sempre in diretta qui sul canale 14 della Digitale Terrestre, con un nuovo appuntamento di Non Solo Roma. Grazie per averci seguiti, un buon proseguimento di giornata a tutti voi, sempre sulle nostre reti. Non Solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Non Solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.